Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi parliamo di un evento molto importante e cioè la tanto attesa uscita di Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus. Sui due telefoni ormai si sa tutto, l'evento si terrà a Barcellona e l'ufficialità si terrà oggi alle 18. Però non so quale birichino oggi in casa Samsung ha fatto trapelare il video di presentazione. E adesso ce lo godiamo, ci godiamo questi 3 minuti di video e analizzeremo tutte le specifiche più importanti di Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus. Quindi ripeto, l'ufficialità ci sarà oggi alle 18, ma diciamo che noi adesso tu per tu qui a ora di pranzo di domenica del 25 febbraio ci diciamo già tutto quello che c'è da sapere sul Galaxy S9 ed S9 Plus e come sarà, perché questo qui dietro è proprio lui. Bene, partiamo subito col video di Samsung. The mobile workforce is fast approaching 2 billion people. Doing business everywhere, demanding access and continuity to everything, every second of the day and night. We need a new kind of mobile phone for a new mobile reality. Introducing the Samsung Galaxy S9, the phone reimagined. Because being mobile means juggling many jobs at once, Galaxy S9's seamless multitasking lets you keep up to speed. And with Samsung DeX technology, we've reimagined the work phone to give you a PC-like experience the moment you plug in DexPad, giving you drag-and-drop capability, contextual menus, and resizable windows. Not to mention a great presentation. In a fast-moving world, the Galaxy S9 makes sure nothing slows you down. Live translation lets you instantly make sense of the world around you. And because we've reimagined the camera, AR readiness means the AR technology is literally open and ready for business. So apps can be developed and customized as your people need them. Apps themselves can be paired quickly and easily together, giving you convenient shortcuts. And since the Galaxy S9 is water resistant, it keeps on working come rain or come shine. Built from the chip up with multiple layers of security, Samsung Knox is our defense-grade security platform. With enhanced biometrics, Intelligent Scan instantly recognizes you, letting you unlock your phone with just a glance or a touch. And the Galaxy S9 wisely separates business data from personal data, so you're protected even if your phone should ever fall into the wrong hands. Enterprise Edition is the comprehensive package that completes the phone designed for business today. Easy to customize and configure, it's a cinch to integrate and manage 24/7 with all your other existing devices. Firmware over the air lets your IT people control all updates remotely, keeping phones secure and productive no matter where they might be. Enterprise Edition also includes maintenance support, extended warranties, product guarantees, and security updates for up to 4 years. The workforce of today is more mobile than ever before. That's why it's time for a new kind of mobile phone. A phone engineered with advanced features, so now the perfect phone for you is the perfect phone for business. The Samsung Galaxy S9 and S9 Plus. The phone reimagined. Ok ragazzi, come avete potuto vedere o constatare perlomeno dal video, non si capisce tanto quale sarà l'innovazione portata da Samsung rispetto all'S8 e all'S8 Plus. Ebbene, io qui ho preso degli appunti, adesso li vediamo insieme e capiamo in effetti il Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus cosa portano al mondo della tecnologia rispetto ad S8 ed S8 Plus. Visto il video, quindi visto in tutta la sua bellezza, posso anche far scorrere delle immagini mentre andiamo ad analizzare quello che è effettivamente l'efficienza dell'S9 e dell'S9 Plus. Si può dire che, anzitutto, il preordine partirà da oggi, 25 febbraio, ma in Italia lo vedremo arrivare soltanto tra il 15 e il 16 marzo. Si pensa più il 16, in realtà si vocifera però anche il 15.
Altra cosa sulla quale si ha certezza ormai è il prezzo. Prezzo che si aggira intorno ai 929 euro per S9 e ai 1029 euro per S9 Plus. Quindi, oddio, stiamo arrivando ai livelli di Apple. Perché Samsung mi fai queste stronzate? Va bene così. Per quanto riguarda invece la scheda tecnica, che dal video sempre di Samsung non si capisce tantissimo, ebbene, c'è in realtà una differenza anzitutto sulla RAM, come si poteva pensare, e sulla batteria. Sempre Samsung ha fatto queste cose tra i due modelli, tra il non Plus quindi e tra il Plus. Ebbene, la RAM varia tra i 4 GB per l'S9 e i 6 GB per l'S9 Plus, quindi raggiungiamo la stessa RAM che ha il Note 8. Per quanto riguarda invece la vera innovazione, non possiamo parlare di batteria. Non possiamo parlare di batteria perché siamo a 3000 per S9 e 3500 per S9 Plus, quindi praticamente rispetto a S8 non cambia niente, un par di ciufoli. Però secondo il processore che Samsung ha montato, ovviamente Exynos di ultima generazione e quant'altro, dice consuma meno. Secondo me una scemenza, anche perché se c'è una cosa che si trapela benissimo dal video è che praticamente c'è questa intelligenza artificiale che quindi di conseguenza dovrà andare a lavorare molto di più. Si è visto anche con praticamente Apple iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, quando hanno detto questo nuovo chip consuma di meno, intelligenza artificiale non implica un consumo maggiore di batteria. Secondo tanti utenti invece non è così. Ovviamente se diamo 10 informazioni al secondo da elaborare a un chip o ne diamo 100 al secondo, è normale che 100 al secondo implicano più consumo di batteria. Comunque, a prescindere da questo, l'uso diciamo della fotocamera invece potrà cambiare radicalmente, perché per la prima volta sul telefono di casa Samsung, adesso non so in altri ambiti di telefonia, in altre case di telefonia, se questa cosa è possibile. A mio avviso no, però ovviamente non ho 100 smartphone di 100 case differenti, quindi potrei parlare anche da ignorante in materia. Ebbene, è la prima volta che si vede sul telefono, a mio avviso, ed è la possibilità di modificare l'otturatore, l'apertura dell'otturatore della fotocamera. Questa è una cosa fantastica. Infatti, si può vedere come possiamo scattare ad f1.5, ad f2.4. Più il numero dopo la F è piccolo e tendente a 0, più l'otturatore sarà aperto e quindi più riceverà luce nella fotocamera. Di conseguenza, più luce entra, più gli scatti saranno migliori. E questa qua è l'apertura focale massima, ovviamente con zoom minimo. E si suppone che su S9 Plus ci sarà la doppia fotocamera, una con praticamente f2.4 fisso, focale fissa, mentre l'altra focale doppia, mentre su S9 normale ci sarà una sola fotocamera. Un'altra chicca sarà il fatto che la fotocamera frontale passa da 1.9 degli S8 a 1.7 di focale, sempre 8 megapixel, mentre anche qui per la posteriore mi ero dimenticato di dirvi quanti megapixel, sempre 12 megapixel. Diciamo sono rientrati dei buon 16 di qualche generazione fa, non ci vogliono proprio più tornare. Detto ciò, infine ci saranno, oh mio Dio, le animoji stile Apple, quindi potremo diventare delle cacche virtuali. E una cosa positiva è che rimane il jack audio. Rimane il jack audio, quindi riusciremo ancora una volta a comprare cinesate da 3 euro sulle bancarelle quando passeggiamo per strada, perché perderemo sicuramente le cuffie originali e riusciremo ad utilizzare quelle cinesate. Infine, una cosa buona è che il lettore di impronte digitali si sposta finalmente dal lato sinistro della fotocamera posteriore al sotto fotocamera posteriore, quindi col dito finalmente anche chi non ha la mano 150x150 riuscirà ad arrivarci. Questa finalmente è una chicca fenomenale. Una cosa che però non mi è piaciuta è questa, ed è l'ultima diciamo chicca importante in casa S9 e S9 Plus, perché purtroppo diciamo non c'è una rivoluzione smartphone rispetto a S8 come mi lo aspettavo, purtroppo per il famosissimo display curvo che si piega a sua volta, o smartphone che si piega a sua volta, bisognerà aspettare ancora parecchi anni, secondo me, almeno 3 o 4 anni. Ebbene, c'è la miglioria dello scanner dell'iride, non sarà purtroppo un Face ID, questo c'è da dire, si scannerizzerà comunque l'iride, ma la fotocamera che scannerizza l'iride passerà da 2 megapixel a 3 megapixel. Ed infine, purtroppo, non ha eguagliato Apple per quanto riguarda il super slow motion con qualità,
perché riusciremo a portare un super slow motion dai soliti che avevano S8 e S8 Plus a fino ai 960 frame per secondo, una cosa allucinante, però purtroppo, secondo la scheda tecnica ufficiosa, che sarà effettivamente questa qui, ve lo assicuro io, ci sarà soltanto la possibilità di registrare questo slow motion a 720p. Quindi niente ragazzi, il video è questo qui. Oggi alle 18 ci sarà la possibilità di sapere se effettivamente queste voci sono vere o false. Sicuramente sarà così. Ovviamente qui in descrizione mi aspetto cosa ne pensate, se siete intenzionati ad acquistarlo e soprattutto comparandolo oggi alle 18 se troveremo qualche differenza. Mi raccomando, venitela a dire qui nei commenti in modo tale che informate anche voi me. Come sempre qui in descrizione troverete il link alle fonti che praticamente mi hanno permesso di trovare queste informazioni e soprattutto i miei canali Facebook e Telegram, ai quali vi invito ad iscrivervi, nonché anche su YouTube se non l'avete già fatto. Ciao ragazzi, alla prossima e buona domenica. Ciao!